Giliberto, il caldo quest'anno l'abbiamo davvero patito tutti, ci è anche costato molto caro, sentite quanto. Il caldo record costa in consumi energetici complessivi oltre 100 milioni di euro al giorno in uso di condizionatori, ventilatori, freezer e acqua. È la stima dell'associazione Donne Qualità della Vita che, incrociando i dati Istat con quelli di Federconsumatori, calcola come le alte temperature pesino sulle famiglie italiane 50 euro al giorno in più in termini di consumo di energia in media tra spese e bollette. Nei tre mesi estivi le famiglie italiane spendono circa 12,5 miliardi di euro, in pratica 138 milioni di euro al giorno. La questione energia diventa sempre più rilevante nel bilancio delle nostre famiglie, quindi risparmiamo nel nome dell'ambiente e della nostra economia domestica. Ma quali sono i consigli per risparmiare? Innanzitutto controllare bene la classe energetica degli elettrodomestici. Più è elevata, più è notevole il risparmio. Ricordatevi che tutto ciò che va in stand-by consuma molta energia. Meglio utilizzare quindi le classiche ciabatte multipresa, che permettono di spegnere, con un solo gesto, tutti gli apparati collegati ad esse. Mai tenere caricabatterie dei cellulari sempre attaccati alle prese di corrente. Meglio caricarli solo di notte. Se potete, utilizzate le lampadine a LED al posto di quelle normali e attivate sempre gli elettrodomestici nelle ore in cui c'è maggior risparmio energetico e mai contemporaneamente. Inoltre, assicuratevi che il frigorifero sia a una distanza adeguata dagli elementi che producono calore. Sbrinatelo periodicamente e assicuratevi che la temperatura non scenda mai sotto i 3 gradi. Infine, chiudete sempre finestre e porte finestre quando azionate i condizionatori e spegnete le luci quando non servono. 20:30 su Rete 4 anche